Allora, oggi è il 10 agosto, sono le 9.39 del mattino, c'è Viale Mediterraneo, fin da, diciamo, dal semaforo, in pratica, dalla rotonda dell'ospedale, praticamente, dalla rotonda di Ridotto Madonna, che praticamente è intasata di automobili, come potete vedere, automobili dappertutto. Oggi siamo qua a Clodia, c'è una macchina dietro l'altra. Ma senti, sui giornali di oggi dicono che Sottomarina è morta e oggi vedo macchine tutta raffica, com'è la storia? Ma non guardare una giornata, ma guardare anche il tempo. La gente ha pochi spiccioli in tasca, allora guarda anche la giornata prima di buttarli via. Quindi tu dici che se non è venuta gente è stato per il tempo allora? È per il tempo anche, però c'è anche una crisi di soldi che tutti è tutto caro. Grazie. Ciao. E qui invece siamo alla storia. Bellissime queste palme. Buongiorno a lei. Cosa mi diceva prima che oggi... Stamattina c'era tanta gente per la strada. Di solito per il tempo un po' incerto non è che ce ne fosse molto, ma questa mattina le strade erano affollate. Bene, grazie. Prego. Saluti. Ciao, arrivederci a lei. Buongiorno e buona giornata. Grazie. Carissimo consigliere Renzo Donin, nei giornali di questi giorni qualcuno dice che Sottomarina è morta, che non si fa vivere la città, solo anziani, facciamo un concorso per i necrofori, eccetera, eccetera. Ma oggi io sto girando e vedo, non mi sembra tanto che sia una città balneare morta. Lei cosa dice sulla situazione? Sì. Grazie comparato. Guardi, io camminando per Sottomarina e anche frequentando qualche stabilimento balneare vedo che invece la gente c'è. Anzi, parlando anche con gli imprenditori di stabilimenti, dicono che c'è un afflusso, anzi quasi superiore allo scorso anno. Sicuramente c'è una crisi finanziaria in atto, questo non si può negare, che è risentita a livello europeo e mondiale. Questo purtroppo non c'è l'introito degli anni scorsi, però sicuramente la gente sta arrivando, spenderà un qualcosa in meno, ma Sottomarina sicuramente la vita c'è. Ha visto la nuova amministrazione come si è insediata subito qui? La fontana subito in funzione, ha visto? L'importante, ecco, è un piccolo segnale, speriamo che continui anche sugli altri interventi più importanti.